Eccoci tornati sulle fonti TV e soprattutto con un nuovo appuntamento con Market Star, il nostro format mensile che fa un po' il punto sui mercati in generale e su quelle che sono state le decisioni, quello che è il sentiment degli investitori e naturalmente parlandone rispetto allo scenario che ci circonda. E in questo caso, insomma, non possiamo far altro che partire dal conflitto Russia-Ucraina per capire come effettivamente la situazione è cambiata. Allora, intanto io saluto Sara Silano, Morningstar Italy, con me per questo Buongiorno. appuntamento. Eccola qui. Buongiorno Sara. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Bentrovata. Naturalmente non parleremo solo di Russia e Ucraina, però insomma quello che sta accadendo ovviamente fa da sfondo, no, generale per tutte le riflessioni che andremo a fare in questo appuntamento. Assolutamente, non possiamo prescindere dal conflitto per parlare di mercati, ahimè. Ok, infatti guardate un po', mercati e guerra, primo spunto che mettiamo sul tavolo, bilancio del primo trimestre. Sara, partiamo da qui perché si è appena concluso il primo trimestre, ovviamente un trimestre che è stato segnato, caratterizzato dall'invasione russa in Ucraina e come si sono comportati i mercati finanziari dall'inizio dello scoppio della guerra, quindi dopo, siamo più di 40 giorni, insomma, dall'inizio del conflitto. Sì, diciamo che la fine del primo trimestre ha coinciso anche con i primi 35 giorni, ahimè, oggi, come ben dici tu, siamo già sopra i 40. E i mercati azionari però hanno recuperato, i mercati azionari globali oggi viaggiano in territorio positivo, lo vediamo in questo grafico che ci mostra appunto come sono andati nella prima parte dell'anno, il 31 di marzo. Le borse europee sono rimaste un po' indietro, anche se hanno recuperato. Wall Street ha un segno più in euro, noi parliamo sempre ovviamente con gli investitori in euro. Ribassi invece superiori al 2% colpiscono le aree emergenti, chiaramente appesantite dal conflitto, ma anche dall'andamento del listino cinese. L'andamento delle negoziazioni rimane vincolato da quelle che sono le notizie sul fronte diplomatico, ma non è solo questo il problema, non sono solo questi i problemi per i mercati. Il tema dell'inflazione è centrale oggi, soprattutto dopo gli ultimi dati che abbiamo visto anche in Europa, che segnano incrementi spesso superiori alle attese. Gli investitori sono convinti sempre più di cambi di rotta da parte delle banche centrali, abbiamo già visto agire la Federal Reserve e chiaramente gli occhi sono puntati sui prezzi energetici, Certo. perché comunque è un tema chiave. E poi non dobbiamo dimenticare le nuove casi di Covid che hanno portato ad alcune chiusure lampo in Cina, casi che aumentano anche in Italia, insomma, la prudenza è ancora d'obbligo. Esatto. Wait and see ancora di più, no? Come si suol dire. Spesso, che è un po' l'atteggiamento che bisogna avere, osservare ovviamente tutto quello che succede, ma in questo momento ancora di più, anche perché ogni giorno, anche se poi si valutano nel loro insieme, e lo stiamo facendo per esempio nel primo trimestre, però insomma, giorno dopo giorno i mercati danno delle indicazioni diverse, quindi si è sempre pronti a capire se il trend potrebbe invertirsi o se invece potrebbe proseguire come è andato nella prima parte dell'anno. Cerchiamo di capire appunto da questa premessa che è stata fatta, Sara. Come sono stati influenzati, come è stato influenzato l'andamento di vari asset, diciamo così. Partiamo dai fondi comuni. Inevitabilmente sono stati influenzati dal conflitto. Quali strumenti sono stati i protagonisti, però cerchiamo di capire questo. Chiaramente l'investitore in fondi è un investitore che dovrebbe tenere a freno le emozioni, non guardare i movimenti giornalieri, avere un approccio un po' di lungo periodo, però di fatto l'andamento dei fondi è stato influenzato dal conflitto. Abbiamo visto sicuramente che l'impennata dei prezzi energetici ha determinato dei rialzi molto forti in quegli strumenti che si chiamano ETC, Exchange Traded Commodity, ossia strumenti veicoli specializzati su materie prime come petrolio, gas naturale, eccetera. Questi sono stati sicuramente quelli che hanno corso di più. Invece abbiamo visto però anche dei segni più in alcune categorie specializzate sui mercati emergenti.
che mi riferisco in particolare a Brasile e America Latina. Chiaramente questa area beneficia dell'aumento dei prezzi delle materie prime, perché è una delle principali esportatrici al mondo. E poi la regione è anche fisicamente lontana dal conflitto, meno legata commercialmente alle zone del conflitto, quindi di cui si spiegano i segni più. Fammi dire ancora una parola sul discorso dell'oro, perché comunque anche gli strumenti sull'oro sono andati bene, l'oro sembra essere tornato ad avere un ruolo difensivo in portafoglio anche a causa dell'aumento dell'inflazione. Eh sì, assolutamente sì, che è l'altro tema che poi peraltro adesso sta avendo impulsi ulteriori proprio a causa del conflitto. Senti, restiamo ancora un istante sui fondi dove si sono registrate le perdite maggiori invece, Sara. Tra gli azionari russi abbiamo avuto perdite medie intorno al 69% a fine trimestre, a fine del primo trimestre. Ricordo che i fondi azionari russi sono una piccola parte nel portafoglio degli investitori e in ogni caso che questi fondi sono stati per molti periodi sospesi, molte settimane sospesi a causa della sospensione della borsa di Mosca. Quindi, questo spiega anche questi risultati fortemente negativi. Negative anche i fondi specializzati sull'azionario dell'Europa emergente, chiaramente per il peso che qui ha la Russia, e alcune strategie specializzate sui listini cinesi, comprese le azioni di classe A, quelle quindi quotate sui mercati domestici. Però bisogna anche dire che le strategie e i fondi sui mercati azionari europei hanno registrato delle perdite sicuramente inferiori a queste che abbiamo citato ora, soprattutto nei comparti grow, quindi orientate alla crescita, che invece erano quelli che negli ultimi anni erano andati molto bene. Ok, invece appunto tra le poche categorie di fondi che hanno presentato segno più ci sono gli alternativi, di cui peraltro con te noi parliamo sempre. Come si spiega questo risultato, visto il contesto generale che abbiamo già illustrato, Sara? È proprio un contesto che è cambiato e queste strategie che sono decorrelate dal mercato, che hanno una caratteristica o comunque perseguono obiettivi decorrelati dal mercato, in questa prima parte dell'anno hanno beneficiato. Devo dire che i nostri analisti, in un report che avevano fatto l'anno scorso in autunno, tarda estate, avevano già detto che le condizioni per questo tipo di fondi, che a lungamente avevano deluso, stavano cambiando per via del cambiamento degli atteggiamenti delle banche centrali. Però probabilmente con la guerra abbiamo avuto un'accelerazione di questo fenomeno. Infatti, se andiamo a vedere le strategie alternative che sono andate bene, vediamo quelle, adesso sono termini tecnici, comunque i systematic trend sono una delle categorie che è andata me meglio perché sfrutta il fattore momentum, quindi cerca di catturare i rialzi, i trend rialzisti e nello stesso tempo andare corto sui trend ribassisti dei titoli. Quindi questa è una strategia che ha funzionato molto bene, così come quelle che hanno un'esposizione non hanno un'esposizione netta al mercato, cioè la neutralizzano, o quelle appunto che beneficiano di shock macro, come appunto è stato quello delle commodities. Invece, ai noi e ai loro, per gli investitori obbligazionari, sono tempi difficili. Ma cosa sta succedendo nel dettaglio? In particolare sono tempi difficili per chi investe nei titoli di Stato americani o in fondi specializzati sui titoli di Stato americani. Nelle ultime sedute sono prevalse vendite diffuse e i rendimenti sono tornati a salire. La ripresa economica, i maggiori livelli di inflazione e le politiche monetarie più restrittive su scala globale in effetti hanno innalzato la temperatura sui mercati obbligazionari nel 2022, quindi non è solo la guerra, ma tutta una serie di fattori. E quindi pensiamo che, questo è un dato molto interessante, praticamente il mondo ha quasi del tutto annullato lo stock di debito a rendimento negativo. Noi nel lungo periodo di politiche monetarie espansive avevamo del debito pubblico che aveva dei rendimenti negativi, compreso quello tedesco. Ora praticamente si è azzerato. Quindi questo ci dà un chiaro segnale di quello che sta cambiando. Chiaramente dal punto di vista degli investitori i fondi che sono agganciate all'inflazione nel primo trimestre sono andati bene perché chiaramente il tema inflazione è centrale, mentre hanno sofferto chiaramente quelli specializzati sui titoli di Stato, tanto in Europa quanto negli Stati Uniti.
Ok, altro tema che abbiamo discusso spesso, anche perché forse le prospettive adesso sono diverse rispetto a quello che è successo in questa prima parte dell'anno, riguarda i titoli tecnologici che insomma hanno avuto vita un po' difficile in questo primo trimestre. Abbiamo anche un grafico così ce lo puoi commentare tu. Allora, parliamo appunto della sofferenza che effettivamente c'è stata in questa prima parte dell'anno, ma anche quali sono le prospettive. Sì, ci sono state perdite notevoli sia per l'indice sia per i fondi che investono in titoli tecnologici. Però devo anche dire un'altra cosa. Parliamo di prospettive che nelle ultime settimane noi abbiamo visto una ripresa del Nasdaq, dell'indice tecnologico americano, e questo chiaramente perché probabilmente, dicono alcuni esperti, queste big tecnologiche vengono viste anche in chiave difensiva come investimento rifugio, così come i titoli a grande capitalizzazione in un periodo in cui appunto le obbligazioni abbiamo visto hanno dei rendimenti negativi. Però bisogna anche stare attento guardando al futuro a dei cambiamenti normativi e mi riferisco in particolare al Digital Market Act dell'Unione Europea, che è un pacchetto normativo per limitare il potere delle grandi piattaforme online e che, se approvato dal Parlamento e dagli Stati membri, dovrebbe entrare in vigore a ottobre. Questo provvedimento ha l'obiettivo appunto di limitare il potere degli operatori storici e aumentare la concorrenza, migliorare le scelte dei consumatori. Quindi i pareri su quanto impatterà sulle big tecnologiche questo atto, questo regolamento, non sono concordi, però è un fattore che chi investe in questi strumenti deve tenere in considerazione. Ok, allora parliamo di banche centrali adesso, perché allora da una parte diciamo sempre no, il ruolo centrale delle banche centrali, appunto, ma insomma ormai siamo abituati a sapere, a sapere che ci siamo abituati al fatto che siano le banche centrali a muovere tutto, e cosa che hanno fatto peraltro negli ultimi anni, non solo a causa della crisi del Covid, ma anche prima, no, delle precedenti crisi. Insomma, non si è mai arrestata la presa di posizione delle banche centrali, che di fatto, parliamo della Fed in questo caso perché è l'esempio più evidente, cioè, insomma, ha portato avanti un lunghissimo periodo di denaro a costo zero. Invece adesso, lo hai detto tu poco fa, ci sarà un cambio di rotta e la Fed ha già annunciato, appunto, ha già anticipato i tassi, insomma, i tassi che verranno alzati, e verrà effettivamente, si porrà fine a un periodo in cui i mercati si sono abituati, sono un po' assuefatti, no? A un atteggiamento delle banche centrali, in questo caso della Fed. Però cosa succederà? Cioè, quali sono, a tuo parere, a vostro parere, le implicazioni nel medio periodo, nel breve periodo, medio periodo per gli investitori? In effetti si è parlato, no, di nu nuova normalità con riferimento a questo lungo periodo di tassi zero, di politiche monetarie espansive che, come hai ricordato tu, sono cominciate ben prima della guerra, ben prima della pandemia e hanno fatto risalire alla grande crisi finanziaria, quindi alla crisi dei mutui subprime e poi alla recessione in Europa e così via. Questa situazione è cambiata. A marzo la Federal Reserve ha annunciato un primo rialzo dei tassi e poi praticamente ha fatto capire che si andrà avanti per tutto l'anno, potrebbero ancora aumentare 7 volte e solo nel 2022. Che cosa succede? Si sta chiudendo un po' per volta il rubinetto della liquidità e quindi è ragionevole aspettarsi che oltre all'aumento progressivo dei tassi, la Fed inizi anche a ridurre il suo bilancio nei prossimi mesi. Che cosa è successo storicamente quando la banca centrale USA è diventata più restrittiva? Generalmente, ci dicono gli analisti, Wall Street scende nel trimestre successivo per poi rimbalzare. Quelli che potrebbero sentire di più il colpo sarebbero i titoli grow, e ne abbiamo già parlato prima del calo nella prima parte dell'anno, e anche i titoli ad alto dividendo. Europa, discorso simile, anche l'Europa, comunque la Banca Centrale Europea ha annunciato che resterà flessibile, che potrà rivedere i tassi di interesse. Chiaramente noi in Europa siamo più vicini all'area, più coinvolti nell'area di conflitto e quindi la BCE dovrà tenere in considerazione anche questo aspetto. Ok, assolutamente sì, quindi insomma monitoriamo a vista quello che succederà. E a questo punto abbiamo già parlato, abbiamo già nominato l'inflazione,
ormai insomma è entrata a far parte del gergo comune purtroppo, però adesso dobbiamo unire guerra e inflazione, cioè questi due aspetti. Torniamo a parlare di fondi perché c'è stata effettivamente una fuga degli investitori dai fondi proprio a causa di questo binomio, vero Sara? Non è stata così forte come ci saremmo aspettati, devo dire, perché comunque è vero che a febbraio gli ultimi dati che abbiamo disponibili, i fondi comuni europei hanno raccolto poco meno di 4 miliardi, però la raccolta è comunque stata positiva, quindi non c'è stata una raccolta negativa, quindi quando i flussi superano i flussi. Ma questo, va letto, bisogna distinguere. I prodotti azionari sono riusciti a chiudere febbraio in territorio positivo. Bisognerà vedere ora, intorno al 20 di aprile, avremo i dati relativi a marzo. Però già nell'ultima parte di febbraio avevamo visto dei deflussi innescati dall'invasione russa dell'Ucraina. I fondi invece obbligazionari già a febbraio hanno registrato dei forti deflussi e abbiamo parlato appunto dell'inflazione come uno dei temi chiave. E se escludiamo il marzo 2020, dobbiamo tornare indietro fino a giugno 2013 per trovare un dato così negativo sui prodotti obbligazionari. Quindi su questo sicuramente dovremo prestare attenzione. E proprio il discorso dell'inflazione ha influenzato anche le scelte sui prodotti del mercato monetario, i fondi di liquidità. Ecco, Febbraio è abbiamo anche un grafico, lo stato. facciamo vedere. Eccolo qua, prego. Eccolo, Eccolo qua. infatti, perfetto, Sì. così riusciamo anche a focalizzare quello che in numeri quello che io sto Sì. dicendo in parole. E appunto per il mercato monetario, i fondi monetari, febbraio è stato il quarto peggior mese di sempre dal 2007, da quando noi raccogliamo i dati. Ok. Poi vabbè, poi eventualmente questi dati, insomma, se volete prendere contatto con Morningstar Italy, questi grafici potrete visionarli meglio. E rimanendo sempre, insomma, su questi temi che abbiamo affrontato, Sara, in una vostra analisi avete scritto, leggo proprio il virgolettato, sperare nella pace sì, investirci ora no. Cosa significa? Diciamo che la pace è l'obiettivo più importante per tutti, mercati, società, cittadini, per tutti e lo auspichiamo tutti veramente. Ma quello che noi abbiamo voluto dire è che cercare di fare market timing anticipando la fine delle ostilità è una strategia, secondo i nostri analisti, da evitare. Perché l'ottimismo che le persone provano per la pace, tutto ce lo auguriamo veramente che si arrivi finalmente alla pace, alla fine delle ostilità, non necessariamente è una grande idea di investimento. Siamo in condizioni di mercato molto volatili, abbiamo visto prezzi aumentare e diminuire anche con forti oscillazioni. E quindi no, ecco perché diciamo attenzione a cercare di anticipare o cercare di cogliere il momento, anche perché sappiamo benissimo che gli investitori non sono sempre molto bravi a cogliere il momento negli investimenti e quindi il rischio di fare trading continuamente e di avere più costi dei benefici che si Ecco, ottengono. appunto, bisogna, insomma, calma e gesso, mi hanno detto altri ospiti, giustamente, che operano sui mercati e intervengono, a volte però non è sempre facile. Allora, per l'ultima parte di questa nostra puntata, Sara, vorrei parlare di sostenibilità con te, lo facciamo sempre con voi nel format Marketstar, ma anche perché a breve c'è la giornata mondiale della Terra, quindi ancora di più questo tema è centrale. Partiamo però da questo dibattito molto acceso sulle scelte di investimento sostenibile e la guerra. Cos'è cambiato rispetto al passato? Ha cambiato questa invasione russa dell'Ucraina completamente il dibattito sugli investimenti sostenibili, sul concetto di sostenibilità e quindi quello che è importante è non mettere tutto dal punto di vista dei valori, perché la sostenibilità ha un significato più ampio e che oggi ha molto senso in questo contesto di conflitto, che è valutazione dei rischi anche di sostenibilità, quindi dei rischi ambientali, sociali, di governance. E anche ha un significato di investimento tematico. Pensate al discorso sulle energie alternative e quanto oggi si parli di fonti rinnovabili come un tema chiave. E poi c'è un discorso di azionariato attivo, il sostegno degli azionisti a proposte relative alla sostenibilità è largamente aumentato e abbiamo visto anche molte imprese, credo più di 340, uscire dalla Russia, prendere una decisione di non stare più in Russia
che è legato anche ad aspetti, a pressioni dal punto di vista degli investitori, ma anche a scelte appunto di carattere reputazionale che oggi non possono più essere ignorate. Quindi chi dice, è vero, possiamo dire che la sostenibilità è andata in guerra per la prima volta da quando noi abbiamo sposato come mercati finanziari la sostenibilità, però questo andare in guerra è un'ottima opportunità per affermare quanto sia importante questo aspetto, in finanza. Allora, Sara, in chiusura il momento delle anticipazioni, perché la giornata mondiale della Terra si celebrerà il 22 aprile e Morningstar dedicherà proprio uno speciale per gli investitori. Appunto, se puoi raccontarci qualcosa, poi naturalmente ne parleremo anche post. Ne parleremo post, però volevo lanciare il tema della giornata mondiale della Terra, appunto 22 aprile, investiamo nel nostro pianeta. Penso che mai come oggi sia di attualità questo tema. Al di là della guerra, vediamo quello che succede in Italia, che è successo quest'inverno, la siccità che ha colpito il nord Italia, dei dati drammatici che anche recentemente l'Istat ci ha dato sul discorso dell'aumento delle temperature nei capoluoghi italiani, della diminuzione delle precipitazioni negli ultimi anni. Quindi questo è un fattore. Chiaramente l'invasione russa in Ucraina mette in pericolo il raggiungimento dei target climatici, quindi occorre un ulteriore livello di attenzione, anche perché non abbiamo un pianeta B e soprattutto siamo già in ritardo in quel percorso che ci siamo dati di azzerare le nostre emissioni nette entro il 2050. Tutti possono fare la loro parte, compresi gli investitori, con le loro scelte di investimento, ed è per questo che noi cercheremo di dedicare questa settimana, a partire dal 19 di aprile al 22 aprile, a queste tematiche. Ottimo, sì, esatto, non esiste un pianeta B e quindi comunque dobbiamo tenere e preservare il più possibile e migliorare questo in cui viviamo, ovviamente per evitare poi problematiche che, insomma, che potrebbero presentarsi all'improvviso, no? Anche se qualcuna, insomma, tu l'hai già elencata, c'è già. E approfondiremo con voi questo tema. Grazie Sara Silano, Morningstar Italy, naturalmente per l'appuntamento mensile in collaborazione appunto con voi tra le fonti TV e Morningstar Italy, e al prossimo mese. Intanto ti auguro una buona giornata. Grazie, Buona giornata anche a voi, grazie. grazie a Sara Silano. E tra poco torniamo sui mercati, i mercati europei che sono negativi oggi, e lo analizziamo, analizziamo anche le vostre richieste con Pietro Pacello.